Un altro appuntamento importante, sempre qua, siamo al Cuore Matto, oggi è il 1° luglio, io sono qua con Maria, ciao Maria! Ciao, come va? Bene, vedo che siete sempre in forma e sempre allegri, quindi queste... Bisogna essere contenti e prendersi il meglio dalla vita. Maria, noi abbiamo fatto un piccolo gioco in questi giorni, il mese passato possiamo dire, dove abbiamo chiesto a tutti i presenti in sala se ricordavano una canzone in particolare che è stata tema di storia anche, e un percorso anche dove ci sono delle parole che sono rimaste più nel cuore, visto che siamo al Cuore Matto, delle persone. Tu ne hai una in particolare? Sì, ho la canzone di Francesco Gregori, La donna cannone, perché penso che rappresenti un po' la storia della musica italiana. Che cosa ti ha colpito di più delle parole? Quello che fa è: con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. Non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, senza aria, senza rete, voleremo via. Praticamente dice che l'amore va oltre a quello che può essere la bellezza estetica, ma l'importante è quello che si ha nel cuore. Mi sembra che Maria ne abbia tanto, veramente, bravissima. Adesso ti chiedo un'altra cosa, sempre un altro dei temi che abbiamo creato, dei piccoli giochi anche, certo, degli spazi di cultura, degli spazi di giochi. Un altro di questo è per aiutare i telespettatori a capire una cosa da trovare, una piccola caccia al tesoro, dove abbiamo dato delle piccole indicazioni. Certo. Adesso, per aiutare i telespettatori, anche voi, a indovinare e ad avere questo premio che verrà dato, verrà regalato qua dal titolare del Cuore Matto, ti chiedo se conosci un colore che porta un po' sfortuna nello spettacolo. Io penso che sia il viola, anche se comunque ultimamente ho visto parecchie persone vestite di viola anche in TV. Infatti è vero. Allora, volevo dirvi che Maria ha detto una cosa giusta, diciamo che quello che ci mancava, un'altra chicca che ci mancava, è che questo oggetto ha qualcosa a che fare proprio con il viola. Maria, vuoi fare un saluto ai telespettatori per una buona estate e per ritrovarci qua al Cuore Matto? Io auguro una buona estate a tutti quanti, che sia un'estate piena di allegria, buttiamoci i problemi alle spalle, andiamo avanti, che sono convinta che tutto migliorerà, sempre. Grazie Maria, sei stata bravissima. Prego. Un saluto a tutti i telespettatori. Ciao. Ciao. Ciao.